Buon pomeriggio su Lungometraggio, la rubrica di Claudio Capuano in onda su Rete Oro nel canale 210. Oggi qui con noi abbiamo il dottor Alessandro Falcioni, fisioterapista e osteopata, con il quale parleremo di riabilitazione cardiovascolare. Ben arrivato. Buonasera, grazie. Allora, dottore, ci spieghi che cos'è la riabilitazione cardiovascolare? Definiamo un po'. Allora, è quel tipo di riabilitazione che ovviamente interessa tutte le affezioni che riguardano l'apparato cardiocircolatorio. In particolare è rivolta alle persone che hanno subito esiti, ad esempio, di un infarto, e comporta quindi un'attenzione particolare da parte del fisioterapista dopo che sono state fatte tutte le pratiche chiaramente di tipo medico. E il coinvolgimento chiaramente poi di altri professionisti. E la riabilitazione a quali pazienti si rivolge particolarmente? Beh, sicuramente pazienti che hanno delle insufficienze cardiorespiratorie, per cui indubbiamente la riabilitazione trova la sua precisa collocazione. E poi chiaramente le persone che hanno subito avuto delle disfunzioni anche gravi, chiaramente a livello dell'apparato del cardiocircolatorio e del cuore in particolare, e ovviamente in tutte le persone anche da un punto di vista di prevenzione, soprattutto per quanto riguarda gli anziani. Quindi ecco, non solo gli anziani. Quindi assolutamente non solo gli anziani. Ho letto che ci sono dei programmi di riabilitazione. Quali sono questi programmi? Allora, uno molto in auge che va adesso e che è molto valido sicuramente è il REST Program. È un programma che prevede praticamente l'attività fisica moderata e modulata e controllata con dei sistemi di rilevazione che sono di tipo telemetrico, quindi con la telemetria. Essenzialmente si tratta di fare degli esercizi di riscaldamento, dopodiché si fa un lavoro che può variare dalla mezz'ora ai tre quarti d'ora, un lavoro specifico modulato sulle caratteristiche del paziente, e poi si termina con altri minuti con delle tecniche di rilassamento. E quanto dura un programma? Il programma in genere dura un anno, perché ci sono dei follow up, quindi dei controlli che vengono fatti a un mese, a 4, a 8 e poi a 12 mesi. Quindi in base pure alle condizioni cliniche del paziente? In base alle condizioni cliniche del paziente e in base anche alle condizioni chiaramente non solo cliniche. Quando c'è un problema, ad esempio a livello del cuore, c'è sempre una componente emotiva che va tenuta in considerazione, e quindi c'è il supporto chiaramente anche della figura dello psicologo. Ok, il percorso terapeutico e fisioterapico coinvolge diversi specialisti. Quali assolutamente sono? Assolutamente sì, quindi a cominciare dal cardiologo, il cardiochirurgo, nel caso appunto di problemi di cuore di questo genere, e poi sicuramente c'è il dietologo, c'è lo psicologo, c'è il fisioterapista, c'è ad esempio il laureato in scienze motorie per quello che riguarda poi l'attività di palestra, che ovviamente in una fase più avanzata ha un ruolo importante proprio nel monitorare e nel portare avanti questi programmi di avanzamento per raggiungere la miglior condizione possibile dopo un esito chiaramente ad esempio di infarto. I macchinari per esempio che vengono utilizzati nel programma quali sono? Essenzialmente sono tutte macchine da palestra che debbono avere la possibilità di poter essere monitorati ad avere un sistema centrale, ad esempio con un computer centrale, oppure inviare questi valori dove ovviamente riguarda l'aspetto dei valori pressori, della frequenza cardiaca, che sono i valori di misurazione che in quel momento possono dell'attato, ad esempio in alcuni casi, e che vengono dati in contemporanea a una macchina per vedere se ci sono eventuali poi alterazioni. Si svolgono anche esercizi a corpo libero? Assolutamente sì. Okay. Assolutamente sì, oppure anche il lavoro in acqua, dove c'è la possibilità di avere una struttura che per dire prevede la presenza di una piscina riabilitativa o anche una piscina normale. Assolutamente okay. Sì. E le sedute sono a cadenza trimestrale, bimestrale? Trisettimanali o bisettimanali in genere, sono come programma. Si inizia magari con un programma molto ovviamente tranquillo per poi poter aumentare dei carichi di lavoro e si arriva a fare 3-4 volte a settimana. Addirittura anche 4 volte a settimana. Ho capito. E, per esempio, una corretta alimentazione è importante in questo tipo di programma di riabilitazione cardiovascolare? Direi che è fondamentale. È fondamentale avere una corretta alimentazione, perché poi ci sono delle sostanze nutritive che possono in qualche modo, come dire, peggiorare un eventuale quadro clinico presente.
Ok, quindi è molto fondamentale. Dal punto di vista, per esempio, organizzativo, il programma riabilitativo può essere gestito sia in ambulatorio che in regime di day hospital, sempre per quanto fasi, riguarda le strutture diciamo in una fase, ad esempio, post-acuzie, quindi dopo un post-intervento così, sicuramente in una struttura specializzata per il recupero cardiovascolare, quindi sicuramente una struttura che sia un ospedale o una clinica. Nella fase diciamo più avanzata può essere gestita in un laboratorio o in uno studio di fisioterapia o in una palestra, in un centro sportivo dove ci sono chiaramente le possibilità per poter far fare dell'attività fisica. E come si può accedere, ad esempio, una persona che ha bisogno di fare... Basta fare, credo, la richiesta, cioè il sito ad esempio dei medici cardiologi dove si può fare appunto prendere le informazioni e il riferimento per queste strutture. Loro sicuramente sanno dove indirizzare. O negli ospedali direttamente. Ok, quindi gli effetti sono favorevoli? Gli effetti offre quindi dei benefici? Offre dei benefici, abbiamo parlato all'inizio appunto di prevenzione, anche ad esempio in soggetti obesi o soggetti con diabete, l'attività fisica modulata per il cardio fitness, ad esempio con i programmi tipo il REST program per le persone che hanno problemi cardiovascolari, indubbiamente producono degli effetti notevolmente benefici con un miglioramento della qualità di vita. Ad esempio c'è un abbassamento del colesterolo, quello cattivo, c'è una riduzione dei valori della glicemia per i soggetti diabetici, c'è ad esempio troviamo la possibilità del controllo del peso, una riduzione della frequenza cardiaca, quindi un maggior aumento della toccicità ad esempio dei vasi circolatori e del cuore, abbiamo una diminuzione ad esempio dei valori pressori, un controllo sugli stati d'ansia. E quindi tutto quello che è il meccanismo chiaramente positivo che si innesca. È a mio avviso fondamentale la cooperazione, il lavoro in equipe con le diverse figure sanitarie che devono in qualche modo, che si occupano di una riabilitazione cardiovascolare. Quindi insegna un sistema anche integrato. Ecco, uno stile corretto, uno stile di vita, corretto. Un corretto stile di vita, corretto che poi è quello che insomma dovremmo auspicare un po' per tutti quanti noi. Ok, allora visto che è rimasto poco tempo, è arrivata una domanda qui in redazione per lei, quindi rispondiamo alla domanda e poi dopo chiudiamo. Allora, qual è la ginnastica che deve fare un infartuato? Allora, la cosa migliore da fare è affidarsi indubbiamente chiaramente a degli esperti e in questo... che ovviamente sapranno indirizzare in base ai valori che verranno valutati nella persona, cioè bisogna vedere innanzitutto allora la frequenza cardiaca, la pressione, vedere i suoi valori, ad esempio delle analisi cliniche come sono i valori del colesterolo, trigliceriti, glicemia, eccetera. Su quello viene stilato eventualmente chiaramente il tipo di intervento che è stato fatto, cioè che tipo di ostruzione c'era a livello delle coronarie, per dire, per poi valutare un programma adeguato riabilitativo. Normalmente la ginnastica che viene indicata è una ginnastica che prevede quindi un aumento della tonificazione dell'apparato cardiovascolare, quindi il cardio fitness sicuramente, quindi la cyclette, il tapirulana, assolutamente sono esercizi che vengono consigliati, in quelle fasi vengono monitorati chiaramente anche con elettrocardiogrammi, eccetera, e ovviamente ad esempio quando c'è un carico ponderale eccessivo, ad esempio, si può, oltre chiaramente a un programma dietologico teso a ridurre chiaramente il peso ponderale, si possono fare ad esempio laddove c'è la possibilità dei lavori in acqua che sono molto importanti perché allentano la tensione ad esempio sulle articolazioni. Quindi si fa tutto un programma, anche lì c'è si fa tutto un programma specifico che viene fatto e portato avanti. Quindi con diversi specialisti anche assolutamente lì? Assolutamente sì, la riabilitazione cardiovascolare fai da te direi che dovremmo bandirla perché può essere dannosa e pericolosa. Ancora oggi sentiamo di persone che sì, magari infatti, dicono ho sentito diverse, sì, basta che cammini, cominci a fare un chilometro o due al giorno. Direi che forse è il caso di evitare, ma di affidarsi a delle persone esperte, in particolare chiaramente parlarne con il cardiologo. Perché altrimenti si provocano dei danni. Si possono creare dei danni, il fai da te sulla salute, soprattutto nei problemi cardiovascolari, credo che debba essere assolutamente messo fuori gioco. Ok, quindi la ringrazio molto per aver risposto grazie anche a questa voi. Domanda. Il tempo quindi è terminato e la ringraziamo molto per essere stata nuovamente con noi e ci grazie vediamo sempre la prossima volta. Grazie, dottor grazie. Faccioni. Arrivederci, grazie. Arrivederci.